La pastiera napoletana. Tre sono le cose da fare il giorno prima di preparare la pastiera: lavorare la ricotta con parte dello zucchero, preparare la pasta frolla, eventualmente la crema pasticcera e potete cuocere in anticipo anche il grano. Per la frolla disponiamo la farina a fontana. Al centro mettiamo zucchero e uova. Strutto come da tradizione, in alternativa burro o metà in metà. Buccia grattugiata di un'arancia o in alternativa un cucchiaino di pasta d'arancia. Ora impastiamo velocemente fino a formare un panetto. Lasciamo riposare il panetto in frigo. Partiamo dalla ricotta. Se utilizzate ricotta di pecora va prima setacciata per eliminare i grumi, altrimenti mettiamo la ricotta in un contenitore e la lavoriamo insieme allo zucchero. La conserviamo in frigo fino al giorno dopo. Mettiamo il grano precotto in una pentola, latte e buccia di limone. Per completare un cucchiaio di strutto di burro. Portiamo sul fuoco e lasceremo cuocere finché non diventerà un composto cremoso. Eliminiamo la scorzetta di limone e poi lo trasferiamo in un altro contenitore. Facciamo raffreddare il grano prima di preparare il ripieno. Se lo volete passare, fatelo quando è ancora tiepido. Io me ne lascio una parte senza frullare. Per il ripieno va cotto prima il grano se non l'avete cotto la sera precedente e poi vanno montate le uova con lo zucchero. Aromatizziamo con vaniglia, fiori d'arancio e millefiori. Se non gradite i canditi a pezzi, potete aggiungere la scorza d'arancia candita grattugiata. Poi aggiungiamo la ricotta lavorata con lo zucchero, il grano cotto e la crema pasticcera se la gradite. Pronti per assemblare la pastiera? Ora stendiamo la pasta e ne teniamo un pezzo da parte per creare le strisce. La frolla della pastiera va stesa sottile, la potete stendere anche direttamente in teglia. La pasta va tagliata poco sotto il bordo dello stampo. Sulla frolla metto della cannella. Frolla il ripieno a filo. Stendiamo le 7 strisce. Un consiglio, le strisce non devono essere tese, altrimenti in cottura il ripieno si gonfia e le strisce si spaccano. E adesso in forno. Eccola qui.